Siamo qui con Tatiana Erba, autrice del libro I Tre Segreti. Tu mi hai detto però che sei l'autrice materiale di questo libro, ma che i concetti contenuti in esso non sono tuoi. Esatto. Ecco, allora io direi cominciamo dall'inizio. Come nasce questo libro? Sì, in effetti io parlo di un sogno che ho fatto circa 4 anni fa, e semplicemente io trascrivo questo sogno, perché appena mi sono svegliata, appunto, prima l'ho registrato vocalmente perché era pieno della notte, poi ero molto emozionata, era stato molto intenso, pieno di concetti importanti, e successivamente lo metto per iscritto. Tu mi hai anche detto che ti sei svegliata alle 4:44, sì. Esattamente. Ma secondo te è un significato o è soltanto un caso, diciamo? Allora, dato che penso che nulla è per caso, okay. È già questo orario in effetti è particolare, sì. E sicuramente ci sono delle persone più avvezze magari alla numerologia o a questi particolari studi, potrebbero anche saperne di più. Tu però personalmente? Io ho fatto il sogno e io ho preso atto dell'orario che mi sono svegliata, ecco perché vorrei far capire a chi vede questo video o a chi leggerà il libro che non è che io sono da questa parte perché ho scritto il libro e tutti gli altri sono da quell'altra parte. Io sono dall'altra parte con gli altri, che osserva questo evento, ecco. che man mano scopre e capisce. Il fatto dell'orario, ad esempio, ha stupito anche me. Ma attualmente non so dare una spiegazione perfetta, magari lo capirò nel tempo. Però devo dirti che pochi giorni fa ho avuto una, chiamiamola, illuminazione, sì. E ho pensato che forse 4:44 è qualcos'altro, non è solo un orario, ma poteva anche volermi indicare una data. Ed è una data che è prossima e che effettivamente non si ripeterà mai più, e che è il 4 aprile 4, sì. Del 2024, quindi dove c'è il 2 che fa 4, di un anno che finisce con il 4. Ok. Quindi io sono in attesa e dico cosa succederà visto il 4 aprile, visto vediamo. Che oggi è il 21 marzo, abbiamo poco da attendere, infatti. Giusto? Ok. Però un'altra cosa, ci puoi spiegare come è nato questo libro, come te l'ho chiesto prima? Come è nato? Quindi io ho fatto questo sogno, sì. Dove un ragazzo mi parlava e, un ragazzo di colore di origine africana, sì, senza nemmeno dirmi come si chiamava, quindi l'importanza non era sul personaggio ma era proprio sul messaggio, sì. Ha detto poco di lui questo ragazzo, mi si è presentato dicendo poco di lui ma parlando molto dell'importanza di questo messaggio che voleva trasmettermi, e che erano effettivamente 3 segreti che potevano rendere la vita di qualsiasi essere umano migliore. Qualsiasi, ci tengo a dire, perché indipendentemente da fattori religiosi, dall'età, dalla nazionalità, dal ceto sociale, ecco, un messaggio veramente per tutti. E lui stesso mi dice non tenertele per te queste cose, devono saperle più persone possibile. Adesso non entriamo nei particolari perché uno il libro dovrebbe leggere, come ho fatto io. E anzi, direi che questo libro non è un romanzo, ma è, direi che è un libro di meditazione. E ci sono, sì. Molti passaggi che sono abbastanza difficili da capire,
e vanno riletti più volte, sì. e inducono a una certa meditazione interiore. Però volevo farti anche un'altra domanda. Come mai tu mi hai detto che il sogno l'hai fatto 4 anni fa? Sì. Come mai questo lasso di tempo, dal sogno alla trascrizione? Allora, in realtà non è stata un'attesa volontaria, ma credo che come ogni cosa abbia il suo tempo. E come un seme che per germogliare deve trovare le circostanze esterne e il terreno giusto. Ed è successo così anche in questo caso, perché io non è che non ci ho provato a stenderlo. Ah sì, prima, anzi da subito. Poi è passato del tempo, addirittura che quasi ho perso le speranze, quasi quasi non ci pensavo più. E ultimamente invece è successo, come ripeto, come ho detto prima, secondo me non per caso, che si sono verificate le circostanze giuste che hanno reso disponibile la realizzazione di questo sogno, che in questo caso è proprio una frase che ci sta, perché da un sogno è diventato realtà. Per arrivare a questo io colgo l'occasione per ringraziare 2 persone speciali che mi hanno aiutato in questo, e che sono i fratelli Giampaolo e Roberto Brembilla. Che noi conosciamo. Sì. Ecco, un'altra domanda. Per poter arrivare alla stesura di questo libro occorre essere una maturazione da parte tua? Può anche essere, perché no, è vero, perché poi comunque è qualcosa che va sostenuto, presentato e rappresentato, e effettivamente potrei dirti sì. Ok, e cosa ti aspetti per il prossimo futuro da questo libro? Allora, diciamo, è appena nato, abbiamo detto, sì. Quindi è come sta gattonando in giro, non ha ancora molta dimestichezza. Sì. Beh, non vedo l'ora di vederlo crescere e poter poi, oltre che gattonare, camminare, correre in giro per il mondo e realizzare poi quello che alla fine sarebbe il suo scopo, raggiungere più persone possibile. Benissimo. Allora, a questo punto io ti ringrazio. Grazie a voi. Per la tua disponibilità e per le spiegazioni che ci hai dato. Non abbiamo parlato del contenuto del libro perché sarebbe troppo complicato. Mm-hmm. Non è un romanzo che si può riassumere in una trama, sì. Ma sono tanti particolari che messi insieme hanno un senso molto importante per la nostra vita. Esatto. Bene, grazie. Grazie mille.